Bene, allora ero rimasto al brano in cui si parlava della glaciazione di 700.000 anni fa, no? E di come aveva trasformato l'aspetto delle terre. Dunque, il Mar di Bering sparì e la Siberia si congiunse all'Alaska. Quest'era glaciale apportò anche grandi mutamenti al clima africano. I deserti divennero fertili pianure, attraverso le quali migrarono gli ominidi del Kenya. Cioè, in pratica si ipotizza che questa glaciazione ha permesso lo spostamento degli ominidi su gran parte della Terra, per cui potrebbero aver raggiunto anche le Americhe, no? E questo potrebbe spiegare poi anche perché perché appunto quell'altra archeologa, di cui a quel tempo ancora non si parlava, al tempo in cui scriveva Peter Colosimo, avesse scoperto reperti archeologici risalenti a 300.000 anni fa in America, no? Può darsi che ci sia un collegamento fra quella specie umana che raggiunse 700.000 anni fa le Americhe e poi sarebbe rimasta lì per moltissimo tempo, aver magari dato origine a una cultura indipendentemente dalla specie dell'Homo sapiens. Quindi in pratica significherebbe che c'è stata un'altra specie intelligente come l'Homo sapiens, che ha creato una cultura, ma appunto che è esistita molto tempo prima, no? Ed è un'ipotesi che Peter Colosimo poi avanza diverse volte, no? C'è cioè quest'idea che l'uomo in realtà possa essere più antico di quello che si pensi, le civiltà umane siano più antiche nel senso che possono esserci state altre specie umane prima dell'Homo sapiens conosciuto da noi. Dunque, pure i pitecantropi ed i sinantropi asiatici dovettero fare uso di rozzi strumenti di legno e di pietra. A questo proposito è curioso notare come alcuni studiosi sovietici ed americani concordano nel ritenere che gli appartenenti ad una specie del cosiddetto Yeti o uomo delle nevi, ne esisterebbero almeno due tipi diversi, a quel tempo si pensava appunto sia allo Yeti che a Sasquatch. Peter Colosimo forse non sapeva ancora di quante leggende ci sono a riguardo, cioè l'alma in Siberia, una volta citato l'almasti del Caucaso, lo Yeren in Cina, lo Yowie in Australia, l'Orang Pentek in Indonesia, via dicendo. Siano niente meno che sinantropi di Pechino sopravvissuti in alcune inaccessibili zone himalayane e forse anche nell'Asia centrale, no? E i sinantropi di Pechino sono appunto una specie antichissima di ominidi, credo risalenti a 1 milione, 1 milione e mezzo di anni fa, forse, credo. Dovrei andare a rivedere. Ma mi sembrava di, o comunque come minimo 800.000 anni, comunque un tempo grandissimo. Un Yeti armato d'arco fu visto nel 1913 dall'esploratore britannico Knight. Durante le spedizioni del 1961, poi, gli statunitensi professore Dyrenforth e Russell rinvennero in caverne che si suppongono abitate dall'uomo delle nevi rudimentali giacigli, mentre gli antropologi russi dedussero dalle loro osservazioni che il mostro si serve di qualche solido arnese per estrarre radici dal terreno gelato e scavare gradini nel ghiaccio. Cioè qui passa direttamente alle storie sullo Yeti, no? Addirittura c'è questo caso che non conoscevo diciamo dalle storie su internet, non mi è ancora capitato questo caso citato da lui, cioè che sarebbe stato visto nel 1913 in un Yeti armato d'arco. Comunque si vede che anche Peter Colosimo accoglie da subito la tesi con cui gli Yeti
il Sasquatch e tutti quegli ominidi lì non sono scimmie, come crede qualcuno, no? Perché normalmente gli scettici parlano di scimmie, dice, ma non è possibile che esistano scimmie del genere in quelle regioni, no? Ovviamente le persone che invece credono nell'esistenza di questi ominidi continuano a dire, e io mi trovo molto spesso a dire, se esistono non si tratta di scimmie, si tratta di uomini di un'altra specie, ma comunque esseri umani, non Homo sapiens, ma Homo. Ancora, bisogna ancora stabilire, bisogna ancora dargli un nome, no? E appunto Colosimo sposa la tesi secondo cui si tratterebbe di uomini, appunto perché si comportano come uomini, tirerebbero con l'arco, scaverebbero gradini nel ghiaccio per poter salire meglio sui ghiacciai e con degli strumenti tirerebbero fuori i tuberi dal terreno. Assurdità, perché dovrebbero esserlo se gli ultimi neandertaliani in Africa vivono allo stesso livello, quel livello non più animale ma subumano a cui la piccolezza del loro cervello li ha fatalmente inchiodati? Qui ultima tirata razzistica, no? Cioè Neanderthal, non sono umani, sono subumani, ecco. Appunto sappiamo che sul conto di Neanderthal se ne sono dette di tutti i colori, e se fossero ancora vivi potrebbero citare per diffamazione tutti coloro che hanno parlato di loro, che se uno chiami così uno subumano, ecco, dal cervello piccolo, quando in realtà non è per niente, non era per niente piccolo, insomma è anche legittimo, denunciarlo, portarlo in tribunale. Dunque, fine di questo capitoletto, se ne comincia un altro, ancora più intrigante, no? Perché si chiama I cacciatori di dinosauri, no? Cioè la possibilità che normalmente gli scienziati dicono quei film in cui dinosauri e uomini preistorici compaiono assieme sono delle cavolate, perché dinosauri e uomini preistorici non si sono mai conosciuti, perché i dinosauri si sono estinti molti milioni di anni prima che comparissero i primi uomini sulla Terra, no? Allora Peter Colosimo non considera questa tesi come immediata, no? Ecco, cioè dice, può darsi che non sia del tutto vera, e allora comincia a trattare la questione. Molti forse avranno sentito parlare delle pietre di Ica, che però sono, si dibatte se si tratti di falsi o meno. Lui non parla delle pietre di Ica, ma parla più genericamente di non solo di iscrizioni ma anche di ritrovamenti che potrebbero far pensare, o di testimonianze o di avvistamenti che potrebbero far pensare che in qualche modo uomo e dinosauri si siano conosciuti. Allora, giunti a questo punto, c'è da chiedersi che cosa possiamo sostituire alla strampalata costruzione delle teorie classiche. L'unico studioso che cerca di offrirci un nuovo panorama della grande avventura del divenire umano è il professor Carlton Kuhn, ora titolare della cattedra di antropologia all'Università della Pennsylvania. Con la sua monumentale opera Origine delle razze, edita alla fine del 1962, perché a quel tempo si credeva ancora all'esistenza delle razze, oggigiorno i genetisti dicono che il concetto di razza riferito agli esseri umani è improprio, cioè un concetto puramente culturale, no? Io mi sono anche beccato delle critiche per questo, perché ho osato dire in pubblico su YouTube che le razze non esistono, che gli scienziati ribadiscono che le razze non esistono. Naturalmente sono tutti i razzisti si sono ribellati, no? Cioè tutti quelli che c'erano su con gli immigrati neri in particolar modo, no? Dicono no, le razze esistono, cioè se io vedo un nero di un'altra razza gli sparo contro. Dunque l'illustre scienziato americano ci dice che la popolazione terrestre non può vantare un unico progenitore. A quel tempo non si sapeva nulla di Eva mitocondriale. I gruppi principali in cui la si può suddividere discenderebbero da vari tipi di Homo erectus, primati che si sarebbero evoluti indipendentemente l'uno dall'altro in zone ed in epoche diverse. Cioè l'Homo sapiens, secondo Carlton Kuhn, non sarebbe stato una
specie unica, ma il risultato di diverse specie umane che, somigliando tra loro, alla fine hanno dato l'impressione di essere un'unica specie. Concetto di per sé può sembrare molto razzistico, forse lo è, non lo so. Cioè, può darsi che l'intento che ci fosse sotto fosse razzistico. Oggigiorno, la cosa, beh, c'è Eva mitocondriale che sembrerebbe dimostrare il contrario, no? Però ci sono anche dei dati che non sono d'accordo con, cioè che contraddicono la storia di Eva mitocondriale. Adesso spiego un po' qual è il problema. Allora, la teoria poligenetica dell'uomo, appunto, è l'idea che da diverse specie ominide, per fusione, sia nata la specie dell'Homo sapiens attuale. Allora, poi la teoria monogenetica invece dice che c'è stato un iniziale gruppo umano che poi ha generato tutti gli altri. C'è l'incomodo di Eva mitocondriale, quest'unica donna che è l'antenata di tutti quanti gli esseri umani senza nessuna eccezione. Però ci sono dei problemi. Per esempio, le caratteristiche mongoliche delle popolazioni dell'estremo oriente sembrano essere state caratteristiche facciali anche delle popolazioni non sapiens precedenti, no? Credo l'Homo erectus che viveva appunto in quelle regioni, no? Per cui appunto i mongolici sembrerebbero essere un incrocio fra l'Homo erectus e l'Homo sapiens, a rigore di logica, anche se geneticamente sembra di no. Ora, nel campo della genetica io non ne sono esperto, ma mi sembra tutto abbastanza fumoso, perché appunto all'inizio sembrava che non ci fossero nel DNA degli europei le tracce del Neanderthal, perché secondo questa logica allora anche l'uomo europeo non è che un incrocio fra l'Homo sapiens africano e l'uomo di Neanderthal europeo, no? E inizialmente sembrava che non ci fosse stata nessuna mescolanza. Poi qualcuno ha cominciato ad avanzare dei dubbi, dice, ma probabilmente i geni non sarebbero neanche più riconoscibili. Adesso, come da qualche anno, ho sentito, no, che sarebbero stati scoperti geni Neanderthal in tutti gli europei. Tutti gli europei, in un modo o nell'altro, avrebbero una certa quantità di geni Neanderthal, che significa che, vabbè, Eva mitocondriale è l'antenata di tutti gli esseri umani, ma non solo lei, ci sarebbero anche uomini e donne non sapiens fra i nostri antenati, fra cui per esempio anche i Neanderthal, che magari mi hanno dato tutto questo pelo qua, magari questo pelo è un atavismo neandertaliano, chi può dirlo? Perché anch'io, essendo europeo, dovrei avere dei geni Neanderthal. Quindi la faccenda è piuttosto complessa e rimane tutto nel campo del teorico. Quindi da un lato è una fregatura perché non si riesce a farsi le idee chiare, diciamo, dopo tutti questi anni. Sì, si va avanti, però a passettini ne fai uno e ti sembra di farne un passo avanti e due passi indietro. Però dall'altro si aprono tutta una serie di ipotesi. E di conseguenza anche le ipotesi che faceva Colosimo forse vanno in un certo modo riviste, no? Nel senso che non è detto che siano da buttare perché magari sono antiquate, fanno parte di un momento particolare di confusione. Certo, la confusione di allora è diversa dalla confusione di oggi, ma sempre confusione c'è poco da fare, sono sempre cose poco chiarite. Quindi vale la pena analizzarle tutte quante. E poi Peter Colosimo, essendo stato un pioniere in queste cose, ci permette, come dire, di rivedere tutte le scienze alternative, cioè tutte le teorie alternative alla scienza ufficiale, in qualche modo sono già contenute nei libri di Colosimo. E per questo ritengo importante rivederle tutte. E magari posso sembrare noioso perché sto lì ad analizzare capitolo per capitolo, però lo ritengo necessario perché questo mi dà l'occasione di poter rivedere,
volta per volta tutte le teorie alternative alla scienza ufficiale. E qui chiudo, arrivederci.